Allora, ragazzuoli, siamo qui con le news della settimana della Collab, quindi lo sappiamo, ormai è stata presentata giovedì scorso, ne abbiamo parlato poco su YouTube effettivamente, ma recuperiamo. Questo martedì appunto, Collab con The Rising of the Shield Hero Season 2. A quanto pare ci siamo skippati la prima, non lo sapevamo, e ci becchiamo direttamente la 2. Va bene, cioè potevano tranquillamente togliere il season 2. Però vabbè, cazzi loro. Comunque sia, come al solito abbiamo 4 PG nuovi. Nel caso non so se ci sarà una rerun, visto che andranno direttamente ad inserire le reliquie già qui, quindi potrebbe anche essere che non la riproporranno più, però non voglio metterci la mano sul fuoco perché non si sa mai. Comunque sia, 4 PG nuovi, se vi piace la collab li conoscerete, altrimenti mo ce li leggiamo. Tra l'altro vi avviso, questo è il video delle news, se volete vedere un video un po' più approfondito, anzi credo che farò così per spezzare, per dividere il video in due. È meglio magari fare il conviene pullare dove presentiamo i personaggi e ne parliamo. E qui fare direttamente le news. Quindi se volete andare più nello specifico con i personaggi, vedere se conviene pullare e appunto sapere le loro abilità, andate a vedere il video conviene pullare. Contenuti, abbiamo i quattro personaggi nuovi che saranno scambiabili dallo shop solo e unicamente con i coin di questa collab. Quindi ho visto in tanti che hanno chiesto: ma posso usare gli altri coin delle collab per comprare tra virgolette questi PG? No, dovete per forza usare questi coin qui. Scambio 3 per 1, quindi 3 coin di questi vi danno accesso a un coin a vostra scelta di quelli sopra. Tutto lì. Reliquie, ma ripeto, ne parleremo poi nel video dedicato perché sennò viene una roba troppo lunga e dispersiva. Sappiate comunque che in generale i PG sono buoni. Devo ancora provarli, ovviamente. Quindi il parere è, diciamo, molto conservativo, se si può dire. Molto ci vado con proprio i guanti, perché non vorrei mai fare strafalcioni. Meglio dare un'opinione un po' più tirata subito che sparare a mille a caso. Comunque, molto buoni, le relic vanno in combo molto molto bene, sia con i PG stessi, sia anche con altri PG alle quali si possono affiancare, quindi molto bene. Come vedete di qua, tra l'altro, si attivano praticamente ovunque le relic, quindi ottimo, tranne per il PGPV. Comunque sia, torna Akumu, quindi preparatevi. Pacchettini vari che non ci interessano, tra l'altro c'è anche quello col ticket garantito. Il ticket garantito vi dà la possibilità di trovare a caso uno dei 4 PG della collab. Non ha la possibilità di scelta, quindi vi beccate quello che vi beccate. Diciamo che non conviene quasi mai fare questo scambio qua, a meno che non abbiate già pullato e allora siate disperati. Comunque sia, system update. Allora, hanno cambiato il modo di joinare nelle guild, cioè non dovete più aspettare 24 ore, ma potete tranquillamente joinare al reset giornaliero, che ci sta, non cambia praticamente niente. Quindi sappiatelo. Poi qui vabbè, anche i vice capitani delle gilde potranno pasticciare con appunto le war, quindi cambiare le basi, eccetera, eccetera. Red dot indicator. Gli eroi che possono fare il Super Awaken non avranno più il pallino rosso. Finalmente. Perché mi ricordo che entravo nel box e vedevo puntini rossi ovunque. Poi, anche qui, migliorato il display della cave.
Team raccomandati per i nidi della creatura. Ottimo. Grazie a Dio hanno aggiunto una funzione che permette di switchare tra i deathmatch, quindi senza fare indietro, torna nel demone e fa lo stage, eccetera. C'è la freccettina qua. Molto bene. Poi, ottimo anche questo che ora quando andate a scegliere se fare il clear simultaneo, diciamo se sconfiggere tutti insieme al costo di una run sola i boss, che siano originali o rossi, grigi, eccetera, vi rimane salvata l'opzione. Quindi se l'avete abilitato rimarrà così e off, rimarrà off, easy peasy. Check-in le famose 100 gemme, che tra l'altro vi ricordo per tutti quelli che vanno in giro a dire che è un periodo di magra, che praticamente in questi 4 mesi ce ne usciamo con 600 gemme regalate. Quindi voglio dire, 4 mesi sono poi due feste alla fine. Non male, non male. Costumi per Shield abbiamo i soliti, quindi a gemme. Ci sarà anche costumi regalati, ma li vediamo dopo. No, questi non sono a gemme, questi sono a soldi, mi sa. Perché non c'è scritto se sono a soldi? Vabbè, comunque sia, costumi nuovi. Vedete voi se siete fautori dei costumi. Prendeteli, altrimenti nada. Poi, molto carini comunque. Li fanno sempre molto carini. Assai carini. No, questi sono solo a soldi, a quanto pare. Poi, missioni speciali. Allora, qui abbiamo una copia del personaggio praticamente a gratis, quindi, anzi, letteralmente a gratis. Quindi vi verrà regalato il personaggio una volta che avete fatto le 5 missioni dell'evento. Cioè, pescare eroi due volte lo potete fare in qualsiasi metodo, basta che anche una multi, anche due singole, oppure i ticket, vedete voi. Special spin event 20 volte chiaro, quindi la roulette praticamente. Finire il boss dell'evento 3 volte, quindi anche qua niente di incredibile. Labirinto speciale sotterraneo 5 volte, ora lo vediamo, e usare il negozio scambio anche qui 5 volte. Una volta che avete fatto tutte queste, si sblocca il coin e potete fare la vostra multi. Ovviamente, come sempre, aspettate a fare una multi, non fate le pull singole perché andate potenzialmente a perdere un personaggio, ma ehi, vedo che comunque la gente fa sempre il contrario di quello che dico, quindi va bene così. Questo è lo spin event che dicevamo prima, è veramente classico, tenete i gettoni. Mi pare o 15 o 30 al giorno, ora non ricordo di preciso. Comunque sia, classico, veramente classico. Ci sono questi reward, quindi due relic, e segnatevi queste cose, almeno poi non diventate matti a cercarle in giro. Due relic qua dallo spin, il costume della signorina, due pendant e tre martelli, da tutte le pagine. Vea 30 massimo. Sono scritti qua. Perfetto, molto buono. E si prendono dalla fase principale, libera. Forte Solgress. Battaglia praticamente ovunque, ragazzi. Letteralmente ovunque, dai. Poi, reward regolari, che quindi sono quelli nelle pagine varie dello spin event, sono questi. Poi. Boss che ci permette di ottenere, mi pare anche, sì, una relic. Allora, dov'è? Relic, gemme, coin, pendant, eccetera, il costume di Naofumi. Come vedete qua, un'altra relic, quindi ne abbiamo una dal clear count, cioè le volte nel quale lo combattete, la quantità, e l'altra dall'exchange shop, quindi dovete scambiare la valuta per ottenere queste cose. E sono altre relic, quindi praticamente le avete tutte segnate dove prenderle. Pendant. Oh, buono Pendant UR. Molto, molto buono.
eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ve lo dice. Dovrebbe esserci anche una tabellina, forse dopo che vi fa il recap. Però, vabbè. Eccola, eccola qua. Perché mi anticipo? Allora, come vedete, ogni chest contiene questi materiali e si trovano due chest nello spin, una nel boss che è il clear count, quindi le volte nel quale lo fate, e l'altra sempre nel boss ma nell'exchange. Tutte lì, non dovete impazzire e andarle a trovare in giro, sono lì. Poi, labirinto speciale della collab. Allora, essendo che comunque questo contenuto sta anche nelle missioni queste, per ottenere praticamente il coin gratis, io non credo che sia esageratamente difficile. Comunque faremo una guida anche di quello, ma il concetto è sempre lo stesso. Credo avranno anche un bonus IPG, magari collab, e credo tra l'altro che li abbiano facilitati, visto che nelle dev c'era scritto che a quanto pare la community l'aveva trovati un po' troppo difficili e quindi quindi hanno provveduto, diciamo, a diminuire un po' la difficoltà. Vediamo un po' se dice qualcosa di interessante. Pa, 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 pa. No, vabbè, questo lo sappiamo già. Dovrebbe essere un labirinto abbastanza normale. E questo è l'exchange, no, è l'achievement reward. Ok, anche qui ci danno 30 gemme, pendant, eccetera, eccetera. Diamond perks, questi sono le ricompense che vi verranno date man mano che voi spendete la cifra corrispondente di gemme. La vedete qua sotto. Niente di strano, l'abbiamo praticamente sempre sta roba qua. Non andate avanti a spendere gemme se puntate a questi reward perché non ne vale la pena. Però nel caso doveste spendere 900 gemme per una stella, non so perché un umano dovrebbe fare questa cosa. Un umano senziente, però appunto quello è fino al 14. Poi exchange di King, come al solito andate da King, fate lo scambio. Vi consiglio di scambiare i primi tre, di fare lo scambio, quindi questi qua. I secondi, cioè Limit Break Materials, vedete voi cosa vi manca di più. Evolution Pendant, conviene scambiare i pendant R in qualsiasi modo. Questi qua SR già conviene meno, sicuramente per l'amor del cielo, non per la stella. Per i coin, secondo me non conviene nemmeno, conviene piuttosto scambiarli per i pendant. Cioè 10 un pendant. Ma potrebbe valere in realtà, potrebbero equivalersi gli scambi. Bisognerebbe fare un po' di matematica, ma così ad occhio potrebbe essere che, perché tu fai 10 SR un pendant contro 10 3 coin praticamente. Non lo so, ragazzi, se ve ne mancano proprio tanti coin ci sta, altrimenti fatelo per i pendant normale. Quindi qui stessa cosa, se avete quintali di pietra e viola potete scambiarne qualcuna, ma tenetele sempre che tornano utili. Boosting event sono i soliti, ragazzi, non perdo nemmeno tempo a leggerli. I soliti che tornano sempre, quindi ex per 2, auto clear ticket per 2, un continua gratis durante la storia, exp, l'ho già detto, villaggi aperti, poca roba. Poi, nuovi eroi del check-in, chiaramente Naofumi e Filo, va bene. Hawk Pass, solito, quindi niente di strano, più il costume di Tonar. Vi ricordo che noi siamo indietro di un costume perché hanno già messo quello di Esta Rossa vestito da lupo sul Jap. Così, tanto per ricordarvelo. E torna quello di Sariel, che per l'amor del cielo, se non l'avete, prendetelo, ok? Anzi, date priorità magari a Sariel piuttosto che a Tonar. Così, tanto per dire. Evento battaglia, quindi le due gemmine. Classiche, come sempre. Miscellaneous. Ok, niente di che. Tutto qua, ragazzi. Tutto qua. Diciamo aggiornamento interessante alla fin fine. C'è un po' di robina da fare, un po' di roba da scambiare. Faremo un bel saltino di box, essendo che
dobbiamo, ci danno 4 PG se li trovate, diciamo. Quindi non male. Sono, così per vostra info, 33 pendant per portare un PG dall'1 al 100 e mi pare una 60 di coin per fare il Super Awakening al 6. Quindi preparatevi nel caso. E nada, io vi rimando chiaramente a Twitch dove pulleremo. Attivate le notifiche, non so a che ora partiremo in live ancora. Vi rimando anche all'altro video dove andiamo a parlare per bene dei PG, perché è veramente già troppo lungo questo. E nada, ci vediamo in live, va bene? Dai, ciao belli.